Ci troviamo in compagnia di Michele Ruggeri, tenente colonnello dei Carabinieri in servizio a Napoli, sposato con un figlio di 15 mesi. Meraviglioso. Candidato sindaco per la lista Caiazzo Bene Comune. Quindi si evince che candidato sindaco al comune di Caiazzo. Ma come nasce la sua candidatura? Guardi, passeggiando per Caiazzo ci si rende immediatamente conto di trovarsi in una città che gode di un patrimonio, che custode di un patrimonio storico-culturale importantissimo. Una targa in marmo di origini romane ricorda i natali di un ammiraglio della Marina Militare che combatté nella guerra punica contro i cartaginesi. Questa la dice lunga sulla storia della città, che ha conservato stratificati tutti gli eventi storici più importanti. Passeggiando per le vie del centro storico si osservano è tutto un susseguirsi di monumenti, di chiese, di siti archeologici, siti storici di estrema importanza, di estrema valenza architettonica. Adagiata su una collina immersa nel verde, circondata da torrenti, alle pendici delle colline del Matese, ha un territorio incontaminato. Ecco, questi elementi forniscono un indizio, l'idea delle positività e delle potenzialità della nostra città. Questo mi ha spinto a impegnarmi in prima persona, perché Caiazzo merita di ritrovare la sua importanza. Vede, passeggiando e osservando i monumenti, si incontra, si imbatte troppo spesso in serrande abbassate, negozi chiusi, chiese chiuse, un centro storico completamente transennato, sottratto alla fruibilità dei turisti. Ecco perché nasce forte l'esigenza di provare a portare a compimento un progetto che porti la città a recuperare le sue ricchezze e il suo patrimonio. Dialogando con la gente si percepisce una forma di disagio, quasi di sofferenza, perché a fronte di tante potenzialità purtroppo la città sta vivendo un periodo di regressione. A fianco a questo patrimonio storico non posso non considerare la ricchezza della nostra tradizione enogastronomica. Penso all'olio, penso alla mozzarella, penso alla pizza, penso ai prodotti della terra, a tutto ciò che quando mi ritrovo con gli amici in giro e parlo della mia città, subito percepiscono, no? Subito mi richiamano all'attenzione. Ah, dalle tue parti si fa una buona pizza. Ah, dalle tue parti c'è un ottimo olio. Eppure non abbiamo, per esempio, un olio DOP, un olio che un marchio che tuteli e promuova la produzione del nostro olio. Basta andare in giro per le campagne e si osservano alberi di olivo, anche secolari, abbandonati in mezzo alle erbacce. Perché? Perché ormai la produzione dell'olio non garantisce più ai contadini quella ricchezza anche economica che una volta invece diventava un lascito per i figli. Si piantavano gli alberi perché poi con quegli alberi il figlio, una volta diventato grande, poteva sposarsi e mettere su famiglia. Adesso i terreni le campagne si stanno spopolando. La gente abbandona i terreni perché economicamente non sono più produttivi e si ritira dalle campagne e lascia anche il paese. E questo per chi ama la città, per chi ha imparato ad amarla come me, è motivo di grande sofferenza. La sua lista è una lista civica, diciamo, come è composta? Guardi, la lista che abbiamo creato insieme
forgia un gruppo di ragazzi, perché per la maggior parte, dei componenti della lista parliamo di ragazzi, di giovani professionisti, commercianti, impiegati, allevatori, che sull'onda emotiva che io le ho appena rappresentato vogliono rendersi partecipi della vita amministrativa di questa città, vogliono rendersi protagonisti di un nuovo, di una nuova era di sviluppo del paese, facendosi forza, credendo nelle loro grandi capacità, nelle loro espressività e nella capacità di coinvolgimento della collettività, della comunità locale, che deve coinvolgere, che deve sentirsi coinvolta in questo percorso amministrativo, ma anche politico. Attenzione però, politico come nel senso di una politica dall'accezione positiva, politica che significa servizio alla collettività. Nel nostro gergo, nel mio gergo militare, molto spesso quando assumiamo il comando di un reparto parliamo del mio territorio, perché affettuosamente e gelosamente ci impossessiamo di un territorio e cerchiamo di impegnarci a proteggerlo, a renderlo più vivibile. Ecco, quando parliamo di una città e delle sue frazioni, delle sue campagne, dei suoi borghi, delle sue contrade, noi dobbiamo parlare di una città nostra che vogliamo sviluppare. Accantono per un attimo la prospettiva di operatore di polizia per assumere, se la collettività vorrà darmi questo onere e questo impegno, vorrà riconoscermi la fiducia, vorrà assegnarmi questo incarico, per impegnarmi dal punto di vista amministrativo, non soltanto nella risoluzione dei problemi, che pure sono tanti, ma nello sviluppo di progettualità nuove che possano richiamare, semmai determinare un processo, quel processo all'inverso che fino ad oggi ha visto i nostri giovani allontanarsi da Cagliazzo in cerca di una prospettiva futura, in cerca di un lavoro, perché magari desiderano mettere su famiglia, e che purtroppo il nostro paese non consente più, non permette più. Ecco, noi dobbiamo interagire in questo in maniera positiva e procedere, determinare questo processo che riporti i nostri giovani ad amare nuovamente, ad amare e vivere con delle prospettive concrete, positive, il loro territorio. Ecco, un po' già l'ho accennato per quali sono le cose che lei vorrebbe fare, ma i punti cardini, giusto così, in maniera sintetica, del suo programma. Lo ha già indirettamente accennato, e per me la rivalutazione del centro storico assume una posizione prioritaria all'interno del nostro programma. Non si può parlare di sviluppo, non si può parlare di progresso economico e di incentivazione del turismo se non attraverso un recupero sostanziale del centro storico. Noi dobbiamo fare di tutto, ecco il nostro impegno. Noi non promettiamo miracoli, non promettiamo effetti a sorpresa, noi promettiamo il nostro impegno determinato, deciso, nel recupero del centro storico, che è la chiave di volta per lo sviluppo di questo paese. E poi non possiamo tralasciare una protezione, una rivalutazione dei nostri prodotti enogastronomici. Immagino, uno per tutti, per esempio, il riconoscimento di un marchio DOP per il nostro, olio. Quando in giro, quando con i miei parenti, con i miei amici, faccio assaggiare l'olio che producono i nostri coltivatori della zona, rimangono esterrefatti dalla bontà del nostro olio, e che merita un riconoscimento, che deve essere rivenduto, che deve determinare quella percorso, quel virtuosismo economico che deve far ritornare i nostri giovani nella campagna. Guardi, io sono di origini contadine. Quando ero bambino, mio nonno mi portava con lui in campagna. La mattina partivamo presto, all'alba, ancora non era l'alba, quando partivamo con il cavallo, col calesse, per andare in campagna. Lui mi ha trasmesso l'amore
per il profumo della terra appena arata, il profumo, l'odore dell'erba appena tagliata, l'amore, la cura premurosa che aveva per far crescere un albero, per custodire un albero di frutta, un albero di olivo. Ecco, con questi valori, con queste impressioni che hanno segnato la mia fanciullezza, io mi ripropongo in questa nuova veste, in questa nuova veste, per cercare di portare di nuovo un ottimismo, ottimismo nella mia terra, ottimismo nella mia città. Perfetto, allora concludiamo con uno spot, chiamiamolo proprio uno spot elettorale. Approfittando della nostra telecamera, si rivolga agli elettori di Caiazzo, spiegando, chiedendo per quale motivo, insomma, bisogna votare la sua lista. Guardi, noi abbiamo un programma serio. Abbiamo pensato al centro storico, ma non abbiamo dimenticato la necessità di procedere a una approvazione celere, per esempio, del PUC, a un'approvazione veloce del piano di insediamento produttivo, a una rivisitazione dell'intera rete idrica del paese, nonché della cura della viabilità, anche quella, soprattutto quella secondaria. Noi pensiamo a richiamare il turista, noi dobbiamo richiamare il turista, perché Caiazzo ha le potenzialità giuste per poterlo fare. Il turista che deve venire a assaggiare, a provare la nostra cucina, la pizza, i dolci, i prodotti della terra, l'ortofrutta, l'olio, deve venire, il turista deve tornare a poter, come dire, osservare i nostri siti archeologici, deve ritornare a vivere pienamente il territorio, e la gente del posto deve tornare a essere orgogliosa della propria città. Questo è il nostro progetto. Forse io apparirò un po' romantico in questa versione. È un romanticismo, è una versione affettuosa che ci accomuna tra membri della stessa lista. Abbiamo tutti questo grande desiderio e ci siamo riconosciuti subito, perché basta guardarsi negli occhi per capire tra persone oneste, soprattutto oneste, e persone che si sono impegnate, si vogliono impegnare seriamente per questo progetto, ci si riconosce immediatamente sull'onestà dei propri intendimenti e sulla volontà di appassionarsi e di impegnarsi fino in fondo per cercare di risolvere i problemi della nostra città e di garantire un futuro ai nostri giovani.